Passo del Papa, parliamo del suo libro Ti vivrò accanto, la favola infinita di Renato Zero. Ma chi è per davvero Renato Zero? Lui chi è? Sì. Ma io penso che non lo sappia neanche lui fino in fondo. Cioè, la persona intelligente non ha risolto tutto di sé, altrimenti finisce di rigenerarsi, di riproporsi. Penso, facendo questo libro, di aver capito questo, che lui è un romantico. Cioè, un uomo di grandi passioni, di grandi sfide, con una carriera più a otto volante che a zero, perché è molto sinuosa, grandi trionfi, qualche caduta, nuovi trionfi. Ed è un uomo che all'alba dei 60 anni quasi si trova ancora a difendere una sua libertà essenziale, forse con ancora più accanimento di prima, non mi sembra poco. È anche uno che, io l'ho intitolato Ti vivrò accanto proprio per questo, è un suo verso, uno dei più belli, ma effettivamente lui vive accanto a così tanta gente da 40 anni. Girando io mi accorgo che ormai è diventato patrimonio nazionale. Tutti sanno chi è e tutti hanno come minimo una canzone in tasca di Renato Zero. Senta, ringrazio Massimo Del Papa, la saluto. Il telegiornale è finito, vi ricordo 8:30, in studio ci saranno Antonio Di Pietro e Massimo Franco. Buon proseguimento con la festa.